Al blasone di turno la Massese, squadra che attualmente si trova nella parte bassa della classifica con 8 punti, squadra che non sta attraversando un buon periodo, ma che comunque esprime un buon calcio e giunge a Foligno priva degli infortunati del Nero e Chianese. Il Foligno di Battistini, in piena crescita sia tattica che fisica, sembra aver lasciato alle spalle il brutto periodo di non identità con due vittorie di fila che lo portano a metà classifica. Solito 4-3-3 per Mister Battistini, che deve fare a meno quest'oggi di Napolano, per lui ancora una delle 3 giornate di squalifica da scontare, ma anche dello sfortunato Luca Urbanelli, a cui il destino sembra ultimamente non sorridere troppo. Oltre all'ottimo Farroni tra i pali, in difesa troviamo Calzola e Mattia Gennari in un insolito ruolo di terzino. Al centro della difesa spazio a Fabio fa per due con Fogacci, mentre Ubaldi, Montanari e Giambi in mediana, davanti c'è Di Paola con Checi e Cavitolo a sinistra. Con il numero 20 in panchina c'è il nuovo arrivo Alessandro Luparini. 4-2-3-1 per Mister Danesi. Oltre al portiere Barsottini a comporre la linea difensiva, troviamo Cinquini, Zambarda, Parenti e Milianti. Mentre Aliboni e Rosaia sono in mediana, Remorini, Cecchetti e Lorenzini a supportare l'unica punta Jonathan Granito. Tra il pubblico di casa siede anche il mister Battistini, che deve scontare la giornata di squalifica rimediata a Pian Castagnaio. La terna arbitrale è tutta della sezione di Pesaro. Andiamo con le immagini della partita. Dopo 5 minuti è Lorenzini ad andare al tiro, senza però risultato. E al 12° Aliboni prova da calcio piazzato, respinge Farroni. Poi al 18° ancora Massese con l'ottimo Zambarda che sfiora il palo con un bolide verso Farroni. Si ripete il terzino al 35° da calcio piazzato, ma Farroni risponde ancora una volta presente. Minuto 38, ancora un calcio di punizione dalla sinistra, va Remorini di testa, ma Farroni si supera. Il primo tempo è sicuramente dalla parte degli Apuani che ci provano in tutte le maniere e bersagliano la parte dei Falchi, ma senza ottenere nulla di positivo. Nella seconda parte cambia la musica e anche lo schieramento tattico, è Cavitolo anche oggi in giornata super a servire Di Paola. Il tiro però è debole e prevedibile. Poco dopo ancora Cavitolo che parte dalla sinistra e va al tiro, la rasoiata va a gonfiare la porta di Barsottini e l'1-0. Mattia Cavitolo ancora in giornata di grazia e va a riscuotere i giusti applausi sotto la curva Bucciarelli. Al 7° è Aliboni da calcio piazzato a impegnare ancora una volta Farroni in tuffo. All'11° il Foligno va vicino al raddoppio con un colpo di testa di Gennari, salito per l'occasione a raccogliere una punizione di Cavitolo, ma colpisce il palo. Si vede un altro Foligno e l'entusiasmo comincia a salire. Al minuto 24 Fiordiani è entrato 3 minuti prima a sostituire Montanari a spedire alto sopra la traversa, un suggerimento di Checi. Poi ancora Ubaldi che conquista palla su un contrasto, va a servire Di Paola, la conclusione del bomber da dimenticare. Ultimi minuti tutti all'attacco per la Massese per cercare il pareggio, ma il Foligno è bravo a contenere le continue incursioni degli Apuani in area. Finisce così la partita, i Falchi salgono a quota 13 in classifica, godendosi gli applausi del pubblico, e da domani si comincerà a pensare alla trasferta di Sansepolcro.